Ora confermata in appello la sentenza contro il cardinale George Pell, condannato in primo grado per abusi sessuali contro minorenni. Il Vaticano dice: siamo vicini alle vittime, rispetto per la giustizia australiana, ora giudichi la Corte Suprema. Monia Venturini. The Cardinal Pell. Il cardinale Pell continuerà a scontare la sua pena di 6 anni in prigione. Così il giudice capo della Corte Suprema conferma la condanna di primo grado. L'ex tesoriere vaticano, 78 anni, il più alto prelato della Chiesa Cattolica mai condannato per abusi, era già stato giudicato colpevole di reati storici di violenza sessuale. Pell, che si è sempre proclamato innocente, si appellerà ora all'Alta Corte, l'ultimo ricorso possibile. Per la giustizia australiana il cardinale è colpevole di aver molestato e abusato di 2 ragazzini del coro della cattedrale di San Patrizio a Melbourne nel 96. All'epoca lui era il vescovo, i coristi avevano 13 anni. Uno dei due è morto per overdose nel 2014. La testimonianza del sopravvissuto è stata giudicata attendibile da 2 giudici su 3. Fuori dalla corte si confrontano attivisti e vittime di abusi sessuali e sostenitori dell'innocenza del cardinale. Il Vaticano, con un comunicato, ricorda che è suo diritto ricorrere all'Alta Corte australiana, ma sottolinea vicinanza alle vittime di abusi sessuali e l'impegno a perseguire i membri del clero che ne siano responsabili.